Il titolo è abbastanza particolare perché carenza d'ossigeno, sistema immunitario. Dunque, io la terza partecipazione del giro di 3 settimane, 2 settimane, 3 settimane. E la prima ho parlato del sistema immunitario e carenza d'ossigeno, poi ho parlato la settimana scorsa del discorso più inerente, diciamo, la connessione alla cellula tumorale e adesso un po' anche la matrice. Però quello che volevo dirvi è che naturalmente per affrontare questo argomento, queste sono delle pillole, perché non è questa certamente la sede di poter affrontarlo in maniera approfondita. La scuola di formazione in 4 ore, tranquille, ecco, mi consentirà, quindi sto dando degli antipasti, ecco, questo volevo precisare, però un buon antipasto spero. Torniamo al solito discorso che ho fatto molto spesso, cioè nel senso... C'è questo articolo di rassegna che io faccio sempre vedere, bellissimo, apparso su New England una decina d'anni fa, che generalmente quando uno scrive queste rassegne, insomma, va per il Nobel, cioè molto spesso, non a caso Semenza l'ha scritta, e appunto dice la rilevazione d'ossigeno, l'omeostasi e la malattia. E naturalmente cosa usciva da questo articolo di rassegna? Il fatto che nell'ipossia le cellule attivano un programma di espressione genica specifico proprio, che diciamo, determina, diciamo, regolato da un fatto di trascrizione molto importante che lui ha scoperto insieme ad altri due suoi eminenti colleghi, hanno preso il Nobel poi, che è appunto l'HIF, cioè il fattore indotto dall'ipossia. Gli studi hanno portato al fatto, vedete, che questi fattori alla fine hanno scoperto che erano ben 3 fattori, erano HIF1, 2 e 3. In particolare, ovviamente, l'HIF1 era il più studiato. Però poi sono stati studiati anche il 2 in particolare, vediamo perché. E lui cosa ha scoperto? Cosa hanno scoperto questo team di ricercatori? Ognuno tra l'altro, come al solito, con i suoi laboratori, ma con dati concordanti, che questo fattore indotto dall'ipossia esiste in 2 subunità, quindi è un eterodimero, ovvero la subunità 1 alfa, la cui espressione genica è sensibile alla concentrazione di ossigeno. Quindi è dipendente dalla PO2, soprattutto cellulare, tessutale e cellulare. Mentre l'altra, diciamo, subunità dell'eterodimero, l'1 beta, l'espressione è costitutiva, quindi è presente in tutte le cellule, soprattutto a livello appunto nucleare. Attenzione, per farvi capire questo, cioè l'espressione dell'1 alfa, per esempio, se vedete, se guardate questo grafico a ascisse ordinate, dalla parte dell'ascisse c'è proprio il fatto che aumentando la concentrazione dell'ossigeno, l'espressione di questo, diciamo, la subunità 1 alfa inducibile è ovviamente inibita. Al contrario, c'è un flesso clamoroso quando c'è una PO2 molto bassa. Si sta parlando di valori, diciamo, inferiori al 4-5%, livelli normali, diciamo, a livello cellulare. Quindi sono valori veramente bassi. E in questo caso, diciamo, più sono bassi i valori e maggiormente viene espressa questa subunità. Anche questo lavoro, per esempio, sempre di Semenza, lui lavorava tra l'altro studiando, pensate, i tumori a livello renale. Allora qui arriva, io ogni volta la propongo anche in maniera diversa. Ce ne sono almeno, ho almeno 3 sfaccettature di questo meccanismo. Ma perché ve la voglio? Perché ogni tanto almeno i colleghi che ci ascoltano, che mi ascoltano, debbano avere una visione più ampia della situazione, in modo che se sui testi a volte trovano, o sulle presentazioni, diciamo, un autore che la fa in modo diverso, comunque abbiano una visione sempre omogenea. Guardate qui, allora, si parte da una situazione di questo tipo. Allora, se voi guardate, abbiamo una situazione in cui il fattore ipossico 1 alfa, in presenza di una normossia, ma attenzione, la normossia si può intendere anche un'ipossia molto molto contenuta. Che succede? Allora, vediamo la catalisi, tra l'altro, del ferro bivalente, dell'osso glutarato o alfa-ketoglutarato, quindi un prodotto del Krebs, attenzione, dell'ascorbato, attenzione, l'ascorbato, quindi vediamola proprio come molecola, in questo caso funzionale, vediamoci il concetto della vitamina. Favorisce l'idrossilazione di questa subunità da una prolinidrossilasi, che hanno un ruolo fondamentale, queste idrossilasi proprio, e questa idrossilazione fa sì che questa subunità venga come incatenata, ecco, da un fattore che si chiama von Hippel-Landau. Cos'è questo fattore? È un genere, espresso un gene suppressore.
E dall'altro presenta, se voi vedete anche, non solo diciamo, il fatto di essere idrossilata, la sommità lucchetta a questo genere suppressore, ma soprattutto anche l'acetilazione di questo, diciamo, che viene provocata diciamo, dalla subunità, ne favorisce l'aggancio proprio a questo fattore diciamo, trascritto a livello del genere suppressore. Questo fatto, quando è lucchettato questa subunità 1 alfa, permette il fatto che un enzima, a questo punto, un complesso enzimatico, si chiama ubiquitin ligasi, e 3 l'ubiquitin ligasi, possa pian piano, diciamo, avviare questa subunità a una degradazione del proteasoma. E quindi in questa maniera è come dire un controllo della subunità 1 alfa, cioè viene in questa maniera portata naturalmente nel citoplasma la sua degradazione fisiologica. Perché accade questo? Attenzione, c'è un motivo. Perché dice, se la concentrazione, se invece la l'ipossia comincia a essere sempre più spinta, aumenta la concentrazione citoplasmatica di questa subunità al punto tale che essa trasmigra nel nucleo. E che succede lì nel nucleo? Vedete poi all'interno. Attenzione, trova il gemello. Quello che vi dicevo, cioè la famosa subunità 1 beta, che è sempre costitutiva, presente a livello nucleare. Si uniscono i due gemelli, fanno l'eterodimero, e questo eterodimero, attenzione anche qui, in presenza di cofattori trascrizionali, in particolare si tratta di un complesso proteico che si chiama CBP, P300 proprio, attenzione, il quale è inibito a sua volta da un'altra idrossilasi, un'asparagina idrossilasi. Quindi uno pensa subito un fatto. Questi idrossilasi sono dei controllori della trascrizione. Pensate, la prolinidrossilasi, avete visto nel citoplasma, bloccare in questa maniera diciamo, proprio la subunità 1-alfa, mentre l'asparagina idrossilasi invece nel nucleo permette che non ci sia la coattivazione trascrizionale. Ma quando purtroppo siamo in condizioni di ipossia importante, questa asparagina idrossilasi viene bloccata, c'è la trascrizione che avviene perché nel nucleo, a livello di DNA, ci sono degli elementi regolatori, pensate, dell'ipossia preesistenti, capaci di reclutare l'attivazione trascrizionale, quindi della subunità, scusate, dell'eterodimero, trascrizionalmente coattivato appunto dalla CBP-P300. Nel momento in cui tutto questo complesso, quindi pensate, non è un meccanismo così semplice, ci vogliono le condizioni anche, fortunatamente, perché nel meccanismo in cui viene, diciamo, trascritto, vedete che a certo punto a livello nucleare, a livello delle sequenze del DNA, vengono codificati vari meccanismi, che si va dall'angiogenesi, la formazione poi della proliferazione cellulare, la modificazione del metabolismo glucidico, svariatissimi, poi vedremo anche non solo, anche il processo purtroppo infiammatorio. Quindi pensate, questo è il meccanismo, diciamo, di regolazione. E su questo qui veramente ci hanno lavorato appunto Semenza, Radcliffe e Kaelin, che poi hanno terminato appunto il premio Nobel perché hanno visto poi gli aspetti fisiopatologici di queste trascrizioni. Vedete, ripeto questa slide, quindi in particolare la prolinidrossilasi ossigeno dipendente, la cui attivazione, vi ricordo, è l'idrossilazione della subunità 1-alfa per poterla andare al proteasoma, dipende quindi da ossigeno, ferro bivalente, vedete, e ossoglutarato, è importantissimo l'ascorbato. Attenzione quindi, ripeto, se si accumula a livello citoplasmatico, trasmigra nel nucleo, trova ovviamente il suo gemello e forma poi la vera e propria fattore di trascrizione dell'ipossia 1. Cioè l'unione dell'alfa alla beta, che con il coattivatore vedete il CBP-P300 viene attivato e quindi con gli elementi regolatori presenti nel DNA trascrive. Allora, qual è un effetto clamoroso di questa trascrizione? Guardate, clamorosissimo è il fatto che, attenzione, si cambia proprio, c'è cioè lo shift metabolico. Pensate che una volta che l'HIF1 viene trascritto, diciamo a livello correttamente, qual è la prima cosa che fa? Lui blocca l'ingresso del piruvato nel mitocondrio e ne favorisce la trasformazione in lattato. Che significa questo? Attenzione, noi sappiamo tutti che quando c'è la glicolisi in condizione
diciamo, di aerobiosi, il prodotto finale è il piruvato. Il piruvato però di per sé stesso produrrebbe la combinato lattico favorita all'enzima lattico deidrogenasi, poche molecole ATP, ben due molecole d'ATP. Viceversa, invece, la sua trasformazione dal piruvato in acido acetico attivato, acetilco enzima A, cosa che avviene ovviamente nel passaggio nel mitocondrio, è favorito all'enzima piruvato deidrogenasi, ne favorisce poi il ciclo di Krebs, che accoppiato alla fosforilazione ossidativa, come sappiamo, produce la bellezza di 36 ATP. Attenzione, quindi si è detto che l'enzima chiave, che vi è un complesso multienzimatico, diciamo, è proprio la piruvato deidrogenasi. Vedete, è 1, è 2, è 3. Ma questa, che accade? Accade che l'HIF, pensate, che si diceva prima, quando è trascrizionalmente attivato, va a inibire questo tipo di attività di enzimatica. Perché? Perché lui attiva, pensate, una chinasi specifica. Vedete? La piruvato deidrogenasi chinasi. Chinasi significa fosforilare. E quando avviene la fosforilazione di questo complesso enzimatico fondamentale, il passaggio dal citoplasma al mitocondrio, purtroppo a questo punto il piruvato non viene più utilizzato per la trasformazione in acetilco enzima A. Che cosa comporta questo? Ovviamente un accumulo notevole di piruvato che poi viene, diciamo, convertito in acido lattico, e quindi vediamo tutto in pratica un blocco della respirazione a livello mitocondriale, mentre invece si va verso la produzione ovviamente di acido lattico intracellulare. Notare bene che, per esempio, un oncogene, che per esempio è l'MYC, che presenta quasi il 50% dei tumori, coopera per esempio con l'HIF nell'attivazione di questa chinasi. Cioè, per farvi capire a volte i meccanismi veramente... Attenzione! Il ruolo del metabolismo, quindi. Che accade di conseguenza? Intanto c'è tutta un'attivazione dei trasportatori del glucosio GLUT1 e GLUT3. Un cambio anche, diciamo, uno shift anche della... la formazione di nuove attività enzimatiche mutate nel processo di glicolisi, diciamo, classica, e poi si è visto addirittura appunto l'attivazione di questa chinasi che blocca poi il passaggio appunto del piruvato. Non solo, vedremo che avremo l'attivazione dei trasportatori e di pompe che riguardano gli acidi monocarbossilici e le pompe protoniche, nonché l'anidrasi carbonica, con un discorso, diciamo, di gioco su carbonato bicarbonato. Ma perché accade questo? Perché naturalmente, se noi abbiamo una produzione esacerbata di acido lattico a livello intracellulare, avremo una netta acidificazione. E come fa la cellula a questo punto a poter, diciamo, in qualche maniera non andare in sofferenza? Attiva appunto tutta una serie di trasportatori, di pompe. Vedete, sono lo scambio, per esempio, anche, diciamo, i trasportatori degli acidi monocarbossilici. Pompe, diciamo, riguardano anche il protone con il sodio. Pompe riguardano anche, ovviamente, il carbonato bicarbonato. Quindi in maniera di ripristinare in modo, diciamo, adeguato il pH intracellulare. Ma allora chiediamoci, e questa acidità dove va? Ve lo dico subito. Va proprio nella matrice extracellulare. Va a acidificare il microambiente cellulare esterno, il grande campo di battaglia, il campo protettivo, il tessuto, il terreno. Quindi pensate, lei si salva dentro la cellula, però dice purtroppo il suo microambiente esterno viene inevitabilmente acidificato. Allora vedete che questo HIF ha un controllo veramente, anche perché poi successivamente gli studi hanno anche preso in considerazione il fratello, uno dei fratelli. Vi ho detto all'inizio che c'erano HIF 1, 2 e 3. Allora l'HIF 1, ripeto, cioè i suoi gemelli fatti alle due subunità alfa e beta. L'altro fratello, l'HIF2, anche lui ha un alfa e beta. Attenzione, sapete come gioca lui? Insieme fanno veramente un'associazione, direi quasi a delinquere, su quello che è il metabolismo cellulare. Perché? Da una parte abbiamo visto che il fratello, diciamo, HIF1 impedisce l'entrata del piruvato, la trasformazione in acetilcoenzima A, vedete, nel mitocondrio. Ma dall'altra parte il suo fratello F2, che accade? Lui va a giocare, pensate, in maniera che uno pensa, va bene, tu non mi stai dando l'acido acetico attivato, non c'è problemi, io mi faccio una beta ossidazione di acidi grassi, in qualche maniera devo recuperare l'energia. E no,
perché lui blocca proprio la demolizione ossidativa degli acidi grassi anche di riserva. A suo pro la blocca e anzi indirizza, vedete, il destino degli acidi grassi verso la biosintesi di nuovi lipidi. Non solo, ma blocca anche la produzione dei ROS che potrebbero essere negativi, attenzione, per quelle cellule che possono sfuggire al controllo. Un sistema di controllo. Sapete che anche le specie native dell'ossigeno hanno un'utilità importante, cioè le immunitarie ce lo insegnano, soprattutto quelle dell'immunità innata. Quindi pensate l'accoppiamento veramente, diciamo, io l'ho definita delinquere proprio fra i due fratelli, no? Sul metabolismo della cellula. Allora eccoci lo shift metabolico, quello di Science pubblicato in una bellissima review del 2009, cioè il passaggio da una respirazione, vedete, diciamo mitocondriale, a quella invece purtroppo lattica, piruvato lattica. Quindi uno shift metabolico e, attenzione, c'è un ruolo fondamentale che è proprio il fattore HIF nel regolare l'espressione dei recettori, come si è visto per il glucosio e gli enzimi glicolitici, a pro di un fenotipo glicolitico. E adesso vedremo anche perché. Allora ecco il premio Nobel, i premi Nobel. Giustamente, con Giorgio che dice, ma con Giorgio abbiamo esultato, Giorgio è stato il primo a comunicarmi questa cosa in un giorno di novembre, una mattina, quando è stato assegnato il Nobel. Io sono stato veramente emozionato, ero al lavoro, vi giuro, non vi sto dicendo, mi sono emozionato quando ho visto questa cosa, ho detto, a volte guardate, dice, chi sei per dirlo? Nessuno. Ma su tanti Nobel io, sulla qualità non voglio esprimermi. Questo è un Nobel strameritato, veramente di medicina biologica, fatto bene, perché veramente va a vedere un ruolo di quello che è il nutriente più importante per il nostro corpo, ovvero l'ossigeno, il ruolo positivo e negativo. E allora, ma questo l'aveva detto, sapete perché siamo stati veramente emozionati con Giorgio, il grande Warburg, la bellezza di 90 anni prima, e poi l'hanno messo nei cassetti, non serviva. Vi ricordo invece che lui, che aveva già fatto questi studi, pensate, con quei mezzi incredibili, allora gli scienziati lavoravano quasi da soli, anzi, sapete che aveva come assistente? Tenetevi forte, Krebs. Cioè, Krebs era l'assistente, il braccio destro di Warburg. Faccio per dire, immaginate che il laboratorio era quello. Allora, lui aveva detto, la cellula tumorale con l'ossigeno non ci sta bene in difetto d'ossigeno, se lo sono dimenticato. Allora guardate il fenomeno, il fenotipo glicolitico, perché ha dei vantaggi? Guardate, allora, intanto conduce alla minor produzione di ATP, però conferisce un vantaggio selettivo alla cellula, per esempio, di tipo modificato, come quella cancerosa. Infatti, quando aumentata la glicolisi, sopprime l'apoptosi ATP dipendente, quindi una maggior resistenza all'apoptosi da parte della cellula modificata. Non solo, guardate questo pezzetto che vi ho ritagliato poi dal lavoro. Vi volevo far vedere questo. Questo era il percorso glicolitico. Ma vi ho detto, c'è una modificazione esochinasi, fruttochinasi. Il tutto va, questa modificazione degli enzimi della cascata glicolitica, va verso la via dei pentosofosfati. E sapete qual è, passando attraverso il riboso 5-fosfato? Aumento di purine e pirimidine e tutto questo per arrivare poi, guarda caso, alla produzione di nuove cellule. Non a caso, tra l'altro, anche cofattori come l'NADPH vengono, diciamo, utilizzati, che escono fuori ovviamente dalla pathway del pentosofosfato, per una biosintesi di nuovi acidi grassi, che tra l'altro è incrementata, come abbiamo visto, dal fatto che il fratello, l'HIF2-alfa, favoriva la biosintesi dei lipidi a scapito della beta-ossidazione. Il tutto gioca per la costruzione di nuove membrane e di nuove cellule, vedete il colesterolo, la sintesi del colesterolo, e naturalmente quindi nuove membrane cellulari, nuove diciamo costituenti nucleari. Quindi questo significa veramente favorire la biosintesi cellulare, la nuova proliferazione. Non solo, terzo punto, si ha una minor produzione dei ROS con la glicolisi rispetto, e questo si è visto anche per il discorso dell'apoptosi, quindi che favorisce ovviamente la non apoptosi, diciamo, delle cellule modificate. Si produce poi una maggior quantità, come si è visto, di acido lattico e il pH acido risultante extracellulare favorisce nettamente l'invasione e la metastasi della cellula modificata. Eccola qua, infatti, lo vedete?
la riduzione della concentrazione dell'ipossia nettamente connessa all'acidificazione della matrice all'interno della massa cellulare promuove l'espressione a sua volta dell'HIF, che a sua volta quindi è un gioco di compenetrazione. Attenzione, altro bellissimo lavoro scritto anni fa, sempre sulla New England. Ipossia e infiammazione, due facce della stessa medaglia. Oggi siamo arrivati a un punto in cui la fisiopatologia generale va vista come un unicum, non è più come una volta. Oggi parlare di immunologia, di immunità, significa essere correlata all'infiammazione, significa essere correlati a meccanismi anche tumorali. È tutto un unicum oggi. Come diceva il professor Livotto, mi faceva le lezioni negli anni Ottanta, ci raccontava, un giorno arriveremo a avere una visione d'insieme della fisiopatologia generale. E qual è una delle citochine che ha un gioco micidiale nell'infiammazione e così anche nei tumori? Proprio il neural factor Kb. Guardate in quante situazioni è sempre coinvolto. E allora guardate questa. Questa qui, una dice, sempre estratta da questa rassegna. Io ho voluto dividervela in due. Perché? Se voi la guardate dalla parte sinistra, fa vedere proprio quello che ho spiegato prima, cioè il gioco di come si produce l'HIF e come, vedete, la subunità si uniscono, vanno nel nucleo, eccetera, eccetera. Quindi il meccanismo l'avevamo visto all'inizio in modo dettagliato, quello famoso delle idrossilasi. Ma come step finale, guardate qui e aggiungo una cosa. Quando va nel nucleo e trova i famosi elementi regolatori dell'ipossia, ricordate? Stavolta, cosa è stato scoperto? Che fra le citochine che vengono trascrizionalmente prodotte a livello nucleare, guarda caso c'è proprio il nuclear factor Kb. Allora a questo punto, attenzione, gli studi negli anni però hanno fatto capire un altro meccanismo. Andiamo a vedere invece l'altra faccia della medaglia. Vedete la parte destra. A questo punto io ho preferito prendervi questa slide e dividervela in due. Guardate, eccola qua. Vedete? Questa è la parte. Dice, le cellule riposo, il nuclear factor Kb, anche lui è un eterodimero, esattamente come l'HIF. È costituito anche lui da due subunità che si chiamano P50 e P65. È inattivo nel citosol perché fortunatamente è bloccato, perché è associato a un fattore nucleare, il potenziatore che si chiama Kβ-alfa. Cioè lui lo tiene bloccato, vedete sulla parte qui destra, è lucchettato. Ma attenzione, quando c'è una condizione di ipossia spinta e attivazione quindi dell'HIF, le idrossilasi, che guarda caso chi sono, sapete chi sono le idrossilasi, lo tengono bloccate, incredibile, sempre la famose prolini idrossilasi e asparagini idrossilasi, le stesse che cooperavano per cercare di bloccare l'HIF. Anche queste hanno un gioco fondamentale nel nuclear factor Kb. Nel momento in cui viene meno la lavorazione, questo lucchetto si sgancia, perché loro, purtroppo, la situazione di ipossia fa in modo che, pensate, una molecola che si chiama IKK-beta, vedete, eccola qua, fa in modo lei di fosforilare la subunità alfa. Pensate, quindi, la parte beta di questo complesso proteico fosforila il lucchetto di queste subunità del nuclear factor, e quando fosforila, abbiamo visto anche prima, significa inibire. Ma quindi l'inibizione dell'inibitore permette che le due subunità, vedete qui, siano sganciate dal lucchetto, trasmigrano nel nucleo, e sapete cosa accade? Colpo di scena, nel nucleo vanno ad attivare in modo trascrizionale la formazione dell'HIF. Pensate, quindi come si giocano veramente, questi sono veramente il gatto e la volpe. Io attivo te trascrizionalmente, tu una volta liberato attivi me, e quindi il circolo veramente diviene veramente completo, un circolo chiuso nettamente infiammatorio. Allora, è un esempio del macrofago, vedete, classica cellula, eccoci, ovviamente l'immunità innata, un fagocita, vedete, eccolo qua, inibizione ipossica delle prolidrossilasi mediante l'IKK, degradazione dell'inibitore beta, inibisce l'alfa e così fa in modo, vedete, che venga trascritto il nuclear factor Kb, che a sua volta poi trascrive l'HIF e così via. E l'altro
a sua volta ancora. Quindi diventa un gioco veramente un circolo chiuso. Guardate, naturalmente adesso il collegamento, ipossia, infiammazione e cellule immunitarie. Allora, vedete che l'aumento del consumo di ossigeno e la diminuzione dell'offerta determinano l'ipossia tissutale nei siti cronicamente infiammati. L'ipossia determina un aumento dell'attività dell'HIF nelle cellule immunitarie, sia residenti che reclutate, che altera di fatto la funzione delle cellule immunitarie e di conseguenza influenza l'attività infiammatoria. Quindi è molto importante capire il fatto che, per esempio, questa ipossia infiammatoria, quindi il risultato di una combinazione di un aumento della domanda di ossigeno mediante infiltrazione di cellule infiammatorie, per esempio i neutrofili, in combinazione con la diminuzione della fornitura d'ossigeno risultante dall'infiammazione correlata alla disfunzione di fatto vascolare che un processo infiammatorio determina. I neutrofili in particolare sono i grandi consumatori di ossigeno nei siti infiammatori e lo usano anche perché questa specie di basso ossidativo genera i famosi ROS per uccidere proprio le invasioni da agenti patogeni. Quindi facciamo una considerazione. Si può dire che le cellule immunitarie in un microambiente infiammatorio sono frequentemente, costantemente esposte a significativi livelli di ipossia. In particolare, questo ambiente carente di ossigeno è marcatamente, chiaramente diverso da quello ben più abbondante che queste stesse cellule sperimentano la circolazione prima di essere reclutati in un locus infiammatorio. E ora vedete che l'ipossia, questo che affronterò in dettaglio, ovviamente non ci sono gli spazi ora, nella scuola d'alta formazione, di vedere come l'ipossia cellula per cellula va a giocare sia sull'immunità innata che su quella adattativa. Ma una cosa che posso dire, veramente una piccola pillolina, le cellule immunitarie sono, sappiamo, o residenti, quindi o reclutate dal sistema circolatorio ricco in ossigeno in ambiente fisiologicamente ipossico, tipo per esempio la mucosa intestinale, o tessuto linfoide, oppure in ambiente immunitario patologicamente ipossico, come possono essere tumori, tessuti infetti, infiammati o anche ischemici. Di conseguenza, allora, in ambienti fisiologicamente ipossici, gli HIF contribuiscono all'omeostasi proprio innata adattativa delle cellule immunitarie. Mentre l'ipossia patologica, attenzione a questa differenza, che poi quando queste cose le affronteremo, vedete c'è una freccia verde e una freccia rossa. Questo significa proprio, intanto, cioè la condizione. Allora, se si tratta di un'ipossia fisiologica moderata o un'ipossia patologica spinta, dove la segnalazione dell'HIF innesca invece danni ai tessuti e una disfunzione netta delle cellule immunitarie, giocando anche sull'immunometabolismo. Vedete, per esempio, un esempio dei NAT che ho fatto qui. I leucociti, per esempio, reclutati nei tessuti danneggiati o anche infiammati durante una risposta immunitaria, devono adattarsi a livelli di ossigeno molto inferiori, come si era visto, come avevo citato anche una slide precedente. I fattori inducibili all'ipossia sono i mediatori chiave delle risposte cellulari all'ipossia. E, come in altri tipi di cellule, gli HIF sono fondamentali per la sovraregolazione della glicolisi, come si è visto, che consenta alle cellule immunitarie innate di produrre l'ATP in modo anaerobico. Un numero crescente, vedete, di prove dimostra che l'ipossia regola anche molte altre funzioni, per esempio immunologiche nelle cellule innate, la migrazione cellulare, l'apoptosi, la fagocitosi dei patogeni, la presentazione dell'antigene, che poi aiuterà ovviamente anche il sistema adattativo immunitario, e la produzione ovviamente di citochine, come pure anche di fattori angiogenetici e antimicrobici. E molte di queste funzioni sono mediate proprio dall'HIF, che non solo sono stabilizzate in modo post-traslazionale dall'ipossia, ma anche trascrizionalmente sovraregolati da segnali infiammatori, come ho visto la famosa accoppiata con il nuclear factor Kb. La volata ancora per concludere il discorso di immunità e ipossia. Mi piace molto questa slide tratta proprio sempre da un'altra review presente sul mi sembra, National Review. Allora, l'influenza dell'ipossia sui sistemi immunitari innati adattativi. In questa panoramica schematica, vedete questa figura, l'epitelio, per esempio, vedete a sinistra, viene violato da un'invasione, per esempio, di patogeni e causa danni a tessuti.
Le cellule immunitarie innate quindi mettono su, montano una risposta di difesa all'ospite che viene amplificata alle cellule immunitarie adattative reclutate. Attenzione, il punto qual è? È che l'ipossia amplifica l'attività delle cellule immunitarie innate, in questo caso, mentre sopprime la risposta al sistema immunitario adattativo, in parte promuovendo la differenziazione delle cellule T regolatori, T-reg, e la regolazione negativa della funzione delle cellule TH-CD4 helper, e le CD8 citotossiche, come pure anche la polarizzazione delle cellule di tipo TH1. Questo perché? Perché regolando negativamente questa immunità adattativa, in questa maniera è come se fosse un sistema di controllo, cioè noi abbiamo un'ipossia che impedisce un'eccessiva attivazione, una risposta alle difese immunitarie dell'ospite, che potrebbe purtroppo altrimenti portare non più alla difesa, ma a danni tessutali collaterali. Allora, attenzione. Abbiamo arrivato al punto, l'ipossia è una condizione molto diffusa nei tumori. Tanti abbiamo visto che la capacità di adattarsi all'ipossia è essenziale per la crescita tumorale. Non a caso abbiamo visto che l'H, proprio il fattore HF1-alfa, correla molto bene con la vascolarità del tumore, la vascolarizzazione. E sapete come c'è correlato? Guardate questa curva veramente bellissima, cioè bellissima, devo dire, cioè in senso fisiopatologico non è affatto bella, ma in senso scientifico sì, cioè alla diminuzione della pressione parziale dell'ossigeno intracellulare molto spessa sotto il millimetro di mercurio, aumenta dose dipendente la vascolarizzazione e l'angiogenesi tumorale, ma guardate contemporaneamente a una maggiore espressione nucleare proprio. Trascrizione del fattore di crescita cardiovascolare, quindi HIF dipendente, cioè vascolarizzazione HIF dipendente. Allora vedete che, appunto, quando si parla di matrice, è purtroppo i meccanismi che portano a un abbassamento nel microambiente tumorale. Il basso apporto d'ossigeno e l'attivazione degli oncogeni aumentano la glicolisi, che a sua volta provoca l'espressione, si è visto, dell'HIF. Questi percorsi abbiamo già visto che portano all'accumulo di protoni a livello e acidificatore della matrice, e quindi in questo caso il microambiente secondo la cellula tumorale. Allo stesso tempo, i fattori POSS1 promuovono anche l'attivazione di più geni, come si è visto, quelli che codificano la regolazione del pH a livello di membrane, che impediscono in qualche maniera, quindi giocano per preservare la cellula da un'acidificazione eccessiva, ma a scapito della matrice. E quando si parla di matrice, eccoci, scusate, sono andato avanti di uno, eccola là. Guardate questa slide, un basso pH nel microambiente funge da scudo globale per le cellule tumorali. Infatti questa acidità, pensate, agisce come un meccanismo di immunizzazione mediante il quale le cellule tumorali spazzano via in modo simultaneo, vedete, l'attività di tutti gli effettori immunitari antitumorali. Per esempio le cellule T, le cellule NK, le cellule presenti a lancine cruciali come quelle dendritiche, per esempio, favorendo però allo stesso tempo l'accumulo e la conversione delle cellule T regolatorie e delle cellule mieloidi in cellule immunosuppressive e protuberali. Il protone e l'acido lattico, il lattato, potenziati come comuni fattori trainanti rappresentati dall'ipossia e dalle vie dismetaboliche connesse, creano un ambiente quindi ostile per le cellule T, mentre le cellule mieloidi e le T-reg possono sopravvivere. Grazie alla riprogrammazione, guarda caso qui viene in mente l'amico Biaba, riprogrammazione metabolica, proprio in questo caso, specifica l'espressione dei geni proprio regolatori del pH. Ecco allora la matrice. E io affronterò questo argomento proprio nella scuola, perché la matrice è veramente l'organo. Oggi ci hanno insegnato due organi fondamentali che noi bisogna tenere presente. Uno è l'endotelio, grande campo di battaglia. Malattie dell'infiammazione, malattie cardiovascolari, cerebrovascolari, disfunzione endoteliale. L'altra, la matrice, il sottoendotelio, altissimo campo di battaglia, grande campo di battaglia. I giornali scientifici, scoperto un nuovo organo. Voi l'avete scoperto. L'avete detto ai lavori? Certamente no. Sapete a chi ho imparato tanto io? Pur non praticando l'omeopatia, dagli omotossicologi, che mi hanno insegnato questo. Matrice extracellulare, terreno di base, definita anche Basic Bioregulation System. Il gioco si fa tutto lì. La qualità della vita dipende dalla purezza di questa matrice. E allora vedete perché è lì che avvengono gli scambi. Se questa è intasata, la cellula
non può essere una cellula sana. E qui la rete dei capillari che passa, e soprattutto poi ovviamente anche il sistema linfatico come, diciamo, drenante, ma il gioco di battaglia che si fa negli spazi intercellulari all'interno della matrice, questa zona cementante, che non è solo il sostegno, ma ha un ruolo veramente, gli ultimi 20 anni ne hanno scoperto il ruolo fondamentale a livello funzionale della matrice. Ma guardate, l'intossicazione cellulare, da cosa dipende? Una delle deposito di tossine proprio nella matrice, intossicazione extracellulare. Avete visto che il tumore pure, il microambiente tumorale, gioca tutta l'espressione e la diffusione, l'invasione, la metastasi, come pure l'angiogenesi, proprio dalla matrice. Quindi il deposito dell'intossicazione intracellulare dipende poi da quella, dalle strutture extracellulari. Allora arriviamo al punto. E dice Giorgio, sono 9 anni, stavo di 99 anni, ma speriamo Giorgio che ci arriviamo, cioè si sa mai. Allora, che si parla del modulatore dell'ossigeno. Perché è importante, quindi? Perché gli studi che poi lui ha fatto fare, e naturalmente non è che siamo qui per fare pubblico, cioè se siamo qui ci siamo, perché ci crediamo, se no è inutile, se no starei 20 anni con Giorgio. E quando lui fece fare questi studi, io ero molto dubbioso, vi dico, era molto dubbioso. Perché prima di tutto l'ha fatto fare anche, per esempio, la professoressa Maria Elena Ferrero, che la cui diciamo, rigorosità e anche pignoleria scientifica era stranota. Guardate, ma quello è venuto fuori da questi studi, è molto importante. Già il gruppo di Canestrelli aveva dimostrato cose importantissime sulla capacità, diciamo, di protezione di scudo cellulare. Ma la Ferrero cosa ne esce fuori nei suoi studi? In sintesi, un aumento della respirazione mitocondriale, attenzione, quindi si riportano, aveva studiato le cellule endoteliali in questo caso, si riporta lo shift metabolico verso la via mitocondriale e non verso il fenotipo glicolitico. Un'elevata azione protettiva contro i danni, confermata anche dagli studi canestrali. La riduzione, qui è il punto, pensate, ancora non si sta parlando, gli studi l'ha fatti nel 2009, riduzione significativa del fattore ipossico HF1. È questo il gioco fondamentale. Cioè sono andati a studiare proprio, e studiando quello, capite, in questa maniera non studi solo l'ipossia a livello cellulare, ma ci studi anche la connessione immunitaria e infiammatoria. Allora ecco per le conclusioni a cui sono arrivate. Vedete? Potete vedere benissimo. Tra tutte, quindi, pensate, in particolare, quindi, vedete, la conclusione anche, non solo l'inibizione dell'HIF, certo, ma anche preservare la funzione endoteliale, quindi matrice ed endotelio. È quello il gioco. Cioè, io dico solo questo, tutti noi bisogna prendere coscienza di quali sono i terreni di battaglia su cui emergono la patogenesi della maggior parte delle patologie che sono di grande impatto sociale. E tutti, se andate a guardare, partono da matrice ed endotelio. E poi, eccoci, lo studio che ha fatto la regina Elena ha confermato questi studi. Quindi pensate, la cosa che mi ha lasciato, e che studi hanno fatto? Cioè l'ho messo qui perché poi potete vedere nei lavori, ma la sintesi per capire uno studio. La proliferazione, l'apoptosi, mediante la, diciamo, la verifica della caspasi 3, l'enzima coinvolta nel processo apoptotico, la frammentazione di DNA. Poi guardate, anche loro l'HIF1-alfa, a conferma della Ferrero, e naturalmente di connessione anche il metabolismo cellulare, lo shift metabolico, quindi produzione di L di lattato, diciamo dell'espressione dell'LDH e ovviamente di quelli che sono i trasportatori del glucosio che vengono esacerbati e modificati in caso dello shift metabolico, quali il GLUT1 per esempio e il GLUT3. Ecco poi i risultati visibilissimi nei lavori, però io questi qui sono visibilissimi perché tutti ce l'avete a disposizione, anche e Giorgio Terziani ve le ha date, ve le darà a disposizione nel sito in abbondanza. Quello che voglio farvi capire è che, ecco, questo è importantissimo, lo shift metabolico viene ripristinato e lo studio ha dimostrato proprio il gioco, cioè l'inibizione diciamo, dell'espressione dei recettori modificati attraverso, vedete, la down regulation proprio dell'HIF1-alfa. Quindi anche loro, pensate, laboratori diversi, non connessi fra di loro, indipendenti, arrivano allo stesso risultato. In questo caso su linee leucemiche. La Ferrero invece l'aveva studiato su cellule endoteliali fetali.
Quindi attenzione, questo è molto importante, il fatto che i due laboratori arrivano alle stesse conclusioni separatamente. Quindi vedete anche l'LDH, ovviamente, quindi hanno modificato il ripristino, diciamo, della normale diciamo, attività metabolica che deve andare verso la respirazione ovviamente cellulare mitocondriale e non sul fenotipo glicolitico. E poi le conclusioni che sto a guardare, ve le leggo insieme e vi dico: attenzione, i risultati ottenuti evidenziano una perturbazione della via glicolitica citoplasmatica a favore della via energetica mitocondriale, rendendo la cellula tumorale suscettibile alla apoptosi. Dati in laboratorio in accordo perfetto con la Ferrero del 2011, che già ci lavorava però da 2 anni. Quindi eccoci, e queste sono le conclusioni fatte sul desulfazime, sulle linee di cellule leucemiche. Poi l'hanno confermate anche su tumori solidi, lo stesso gruppo. Voglio concludere solamente adesso con un punto che poi anche vi verrà molto ben approfondito sulla scuola di formazione, quando mi sarà data l'occasione di parlare delle vitamine nel sistema immunitario. Una ne voglio prendere, la vitamina C, perché se ne dicono cotte e crude, anche in questa condizione di Covid c'è stata ora, ma la scorbata, lasciate perdere, non è vero nulla. Ascoltate, allora, molto spesso, ecco, io non mi voglio pronunciare, perché non sarebbe etico, su come molti eminenti colleghi biomedici in questi giorni sono espressi anche, però la cosa che posso dire qui in diretta, che mi ha fatto veramente pensare, è il fatto che in un paese come questo professionisti quali virologi si attaccano a vicenda pubblicamente, e che immagine diamo ai pazienti, oltre ai colleghi diretti? Cioè, tu sei meno bravo, tu non sei nessuno, il tuo curriculum, mamma, cioè, voglio dire, prima di tutto esiste una deontologia, un'etica professionale che impedisce pubblicamente questo tipo di attacchi. Detto questo, sulla vitamina C, ma tutto, non andate retta. Allora, una cosa è certa, scientificamente dimostrata, numerosi problemi sono comunque correlati all'ipovitaminosi, attenzione, cellulare, e non visibile a livello plasmatico, che molto spesso il problema è quello lì. È difficile la valutazione della vera carenza di vitamina, da vedere a livello cellulare dove la vitamina lavora. Allora guardate, vi ho messo questa slide, tratta da una rassegna, che vedete c'è anche scritta sotto, il giornale Nutrient, vitamina C e sistema funzione immunitaria. Io vi consiglio di leggerlo, guardate, scaricabile, tra l'altro lo cercate, è veramente molto molto significativo vedere, tra l'altro un lavoro scritto in maniera al di sopra delle parti, non vuole prendere in esame una rassegna sugli effetti diciamo efficaci della vitamina C, ma noi cerchiamo di chiamarlo col suo nome, con l'ascorbato, perché se no la vitamina C ha un ruolo vitaminico di un certo tipo. Quando si fa un'azione che va in pazienti, premino per esempio. Allora, in questo punto faccio un esempio. Perché vi ho parlato dell'importanza a livello cellulare? Perché molte vitamine, molti dei colleghi che mi stanno ascoltando, sapete che da anni porto avanti la battaglia sul ruolo del folato della B12 nel controllo della omocisteina e dell'importanza di questo fattore di rischio, non da solo indipendente, ma in associazione. Come ho scritto anche nel testo di medicina funzionale di Spattini Bevacqua, che è stato, qui c'è anche Elisabetta, tra l'altro, visto ovviamente il suo capitolo di competenza, abbiamo fatto veramente un lavoro che vuole essere, diciamo, è nato proprio per arrivare direttamente ai colleghi, questo tipo di lavoro, per arrivare ai colleghi una visione veramente multidisciplinare, per poter dare ovviamente un supporto importante per ulteriori approfondimenti e studi. Sulla vitamina C, come del resto con l'acido folico, il discorso è questo: si deve garantire in questo caso il fatto che ne arrivi davvero. Cioè, per esempio, la dose di dipendenza. Allora, ripeto ancora una volta, ne assumo 1000 mg, Cebion. Dice, come la assumo? Ripeto sempre il discorso, ma in farmacia dice, prende il Cebion, dice, dottore, come la assumo? Il farmacista vedrebbe dire, divisa in 4, perché uno studio ha dimostrato che più di 250 mg non passano
se dai un volo superiore ai 1.000. Ma questo perché? Perché il passaggio è dipendente diciamo, a livello epiteliale, dai trasportatori sodio-dipendenti che hanno un limite proprio numerico. E tra l'altro, per carità, si è visto anche che dando più vitamina C, questi trasportatori vengono anche indotti a una maggiore proliferazione a livello epiteliale, delle cellule apicali, dell'epitelio intestinale. Ma c'è un limite. Cioè, il limite ha dimostrato che se date anche già oltre i 1.000 mg, non ne potrà mai passare più del 25-30%. Quindi questo trasporto attivo sodio-dipendente, purtroppo, è limitante. E qui ci sono le considerazioni, ma vi ripeto, c'è cioè degli studi veramente, uno studio fatto sull'American Journal of Nutrition, appunto di tanti anni fa, si sta parlando del 2008, che guardai con molto molto interesse, dimostrava, faceva vedere proprio una curva proprio d'assorbimento della vitamina C, dell'ascorbato, che dimostrava questo problema dell'assorbimento. E allora, come lo garantisco questo? Devo dare assolutamente, devo garantire la famosa biodisponibilità. E sapete da cosa dipende questa? Dalla formulazione colloidale, certamente, perché colloidale? Affinché questi principi attivi, nutrienti, ma anche farmaci che siano nutraceutici, tutto quello che volete, abbiano la possibilità di passare attraverso la matrice extracellulare, con i suoi capillari, eccetera, eccetera, in maniera corretta e arrivare alle cellule, ovvero non trovare una matrice intasata ed essere regolarmente disponibili per il metabolismo a livello cellulare. Questo è il grosso problema, cioè la biodisponibilità, ed è stato quello che mi ha affascinato tanti anni fa quando ho conosciuto Giorgio, approfondendo proprio la farmacocinetica, chiamiamola così, perché di fatto vogliamo vederle anche come molecole farmacologicamente attive. Sono stato veramente colpito dal fatto che la formulazione fosse particolare proprio perché era diciamo, in perfetta risonanza con la costituzione delle membrane cellulari. Quindi biodisponibilità. Guardate che lo spray intraorale colloidale ha una disponibilità maggiore anche dell'iniezione intramuscolare e solo per forza inferiore a quello che è al 100% è l'iniezione ovviamente endovenosa. Quindi è molto importante questa. Poi evoluto in maniera diversa anche la farmacologia, rivalutando molto la farmacologia naturale e a livello ovviamente con le premesse scientifiche. Però questo concetto della cinetica del nutriente e del farmaco, del nutraceutico, io la ritengo veramente fondamentale. Detto questo, grazie all'attenzione. Io argomento verrà approfondito in dettaglio nelle lezioni previste nella scuola di alta formazione, sperando poi di avere. Avendo a disposizione molto più tempo e approfondendo questo importante discorso che è ipossia, infiammazione, sistema immunitario e di conseguenza anche possibile patogenesi tumorale. Grazie.